Bella a tutti ragazzi e benvenuti, come vedete, qui nella solita postazione dei video speciali per un ennesimo acquisti manga, il quinto ragazzi. E vi dico subito, è da moltissimo che non facevo un acquisto manga, che non compravo il manga, veramente da tanto, perché lavorando non avevo mai molto tempo, tornavo a casa stanco, quindi non potevo andarli a comprare. E niente, cominciamo subito perché qui c'è una pila di manga. Ce ne sono di nuovi, boh, non vi voglio dire niente, però cominciamo subito. Il primo, chiaramente, il numero 5 di Morgan Lost, ovvero si chiama Morgan Lost, l'orologio del tempo. E chiaramente dietro c'è scritto, sempre quando esce quello dopo, il numero 6, il 22 marzo, e io vi dico la verità, lo prendo, lo continuo a comprare. Adesso vi faccio vedere un po' i disegni. Madonna, non lo sto vedendo cosa vi faccio vedere, però vabbè. Comunque io continuo a comprarlo, l'unico problema è che ancora non l'ho letto, spero sia bello, che ho un botto di roba da leggere e non ho molto tempo, quindi comunque spero sempre sia bello. Morgan Lost. Ragazzi, quando sono andato a comprare i manga, sono andato a chiedere se comunque c'erano dei volumi, perché volevo iniziare questa nuova serie. Lui mi ha detto sì, ci sono, ma ti consiglio di prendere un volume tipo a parte, che non c'entra niente con la storia, ma è un volume a sé. Se poi ti piace, allora prendi anche la serie. Con l'uscita del film, chiaramente, ho preso Deadpool. Come si chiama? Deadpool, il re del suicidio. Vi dico subito, io Deadpool già lo conoscevo, solo che non l'avevo mai letto. Le tavole sono eccezionali. Non vorrei romperlo subito. Eccezionali. Veramente bellissime. Nella copertina qua davanti vediamo chiaramente Deadpool, Daredevil e The Punisher. Daredevil sembra che ci abbia il pistolo invece è un piede. Vabbè, niente, è un volume unico, speriamo bene, cioè speriamo bene, se voi comunque lo conoscete, l'avete detto, ditemelo se è bello, merita o no, anzi anche ditemi un'altra cosa, ditemi se voi avete la serie vera e propria, ditemi com'è, perché vorrei veramente prenderlo. E prima voglio leggere questo, poi se mi piacerà questo comincerò la serie, anche perché tanto sta uscendo un volume con 2-3 volumi dentro, capitoli dentro. Che cazzo sto dicendo? Vabbè, avete capito. Andiamo avanti. Prossimo è una Perfect Edition. Non so se ve l'ho già fatto vedere passando da sotto, però Perfect Edition, ovvero Dragon Quest, l'emblema di Roto 5. Che dire, ragazzi, cioè, Dragon Quest è Dragon Quest perché, cioè, è bello, punto. Il prezzo è sempre 8 euro, quindi vabbè, è sempre un po' caretto, un po' caro, però va bene, dai, Dragon Quest Saga. Yeah. Andiamo avanti, stavo guardando perché comunque c'è un manga che voi me ne avete parlato benissimo, veramente benissimo. Ah, chiedo scusa per i manga che mi avete consigliato, li ho guardati come vi dicevo tempo fa, solo che in questo periodo non riesco veramente a concentrarmi sui manga, perché comunque non ho molto tempo. Però vi dico subito, recupererò i manga che mi avete consigliato, almeno quelli che mi ispirano di più. Tornando al discorso, il numero uno del manga che devo farvi vedere, ve ne avevo già parlato in un video acquisti precedente, sì, video acquisti precedente, e voi mi avete detto comunque era bello. Io non l'avevo ancora letto e ancora adesso non l'ho letto, perdonerete, e ho preso, visto che sono usciti il secondo e il terzo, di Guns 2 voilà, e 3, anzi facciamo così, così lo vedete meglio, 2 e 3. La copertina del terzo dietro mi piace, sì, e devo essere sincero, costano 4,50 euro e sono grossi, però guardate, sono grossi come volumi, buono buono, vediamo. Mm. 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 Mm.
non dico niente, ragazzi. Oddio, ho visto una sfera, non è che c'è mai di Cyrus. Anche me, raga. Vabbè, Guns 2-3. Ma che sto a dire? Spettacci mia. Andiamo avanti. Prossimo volume, il numero 2 di uno spin-off, possiamo chiamarlo così, di One Piece, ovvero... Chopperman 2. Chopperman 2. È uno spin-off e niente. Chopperman 2, non ho ancora letto l'uno. Next. Sto parlando di un manga, ragazzi. Di un manga, ragazzi. Ovvero. Stavo guardando se ce l'avevo già, mi ho preso un colpo. Ovvero. Fairy Tail 45. Quella da foto porno. Cioè, l'immagine, la copertina porno. Diciamo. Fairy Tail 45, ragazzi. Ragazzi, vabbè, torniamo normali. Fairy Tail, sempre bello, merita sempre. Poi la copertina, questa merita di più del solito. Fairy Tail 45, ragazzuoli. Sì, siamo arrivati a un manga. Voi non sapete, ma questo manga ci va in mezzo alle gambe. Vabbè, sto parlando di un manga che io penso, anzi, spero. Spero veramente che esca una perfect edition, una perfect edition, perché? Perché comunque è vecchio già come manga, si riesce a trovare, però è vecchio, invece con una perfect edition sarebbe molto più bello, secondo me, ovvero sto parlando di Full Metal Alchemist. Su questo manga c'è una piccola storia da dire. Io lo conoscevo anche questo già da una vita, dall'inizio, quando cominciavo a leggere manga. Non l'ho mai voluto prendere, non mi ispirava per niente, quindi non mi interessava. Forse non mi piaceva dietro il fratello Hendrik, non mi ricordo i nomi. Lui si chiama Al. Vabbè, i fratelli Henrik. Ecco, uno è Al e l'altro non mi ricordo. Scrivetemelo qua sotto. E non mi ha mai ispirato per niente. Quindi ho detto non lo prendo. Poi ho cominciato a guardarmi l'anime già mesi fa ed era bello. Era veramente bello. E così ho deciso, dai, me lo prendo, solo che aspettavo che uscisse una perfect edition, ma ancora non è stata annunciata. Credo, no, penso che non sia stato annunciato. E ho preso il primo, il secondo e il terzo, con il colonnello Mustard è quello di Cluedo, Mustang, penso, non mi ricordo più i nomi, ragazzi, veramente. E niente, i primi tre, non so se prenderò gli altri, penso di sì, vedremo, cioè, so che è bello, quindi Fullmetal Alchimista. Raga, siamo arrivati a un manga che esce tipo una volta ogni 35 anni. Hanno fatto tutta la prima stagione, un po' della seconda, e adesso è uscito, sempre dalla seconda, il continuo. Io vi dico la verità, non me lo ricordo. Cioè, mi ricordo la prima stagione, ma non mi ricordo la seconda. Perché comunque non riesco a avere una continuità. È un manga che a me piace tantissimo personalmente, però ne fanno uscire una volta ogni tanto, altre una volta ogni 3 mesi, ne fanno uscire una volta all'anno, purtroppo. Ovvero, sto parlando di Duck to Love Rue Darkness, numero 10. Regà, non so quando finirà sto manga, è la Madonna. Giusto per farvi apprezzare un po' più il manga, e solo per quello lasciate un bel like, ragazzi. Un bel like. To Love Rue Darkness. Bello. È bello To Love Rue Darkness. Che devo dire? Per un pubblico adulto. Cioè, per
Pure ne fanno uscire una volta ogni tanto il volume. Quanto volte? 4,70. Cioè, non mi ricordo neanche niente. Niente. È carino, ma. No, è bello. Però ne fanno uscire una volta ogni tanto un volume. Dio mio, perché? Comunque, veramente è bello e niente. Speriamo che esca come Kenichi, diciamo che ne esce uno ogni mese, praticamente. No, praticamente è così. Raga, il manga di cui vi voglio parlare adesso, vi dico subito che è formato da 4 volumi, ma io non lo sapevo, infatti io ho solo il primo e ancora non l'ho letto. E sto parlando di Horeimu, questo è il numero 2, dove è scritto qua, numero 2, poi c'ho il numero 3, chiaramente, il numero 4, beh. Scusa, ero lì che li lascio lì. L'unica cosa che mi dispiace di questo manga è che c'era il box. Il problema è che il box c'era anche con l'uno, io l'uno già ce l'avevo, non è che me lo sto a ricomprare. E quindi li ho presi così sfusi. Cos'è che c'è scritto? Horeimu, my sister can be this cute. Avete capito? Scrivetemi qua sotto cosa vuole dire, perché io adesso non lo so. No, veramente, ragazzi, in questo momento non ci sto neanche pensando. Comunque, Horeimu 2, 3 e 4. Ecco, magari voi date un voto ai manga comunque che vi ho fatto vedere. Scrivetemi, non lo so, Deadpool, To Love Ru. Scrivetemi il voto che secondo voi date al volume e al manga in sé. Horeimu. Fino adesso molti. Beh, anche Full Metal Alchemist, Gans, beh, l'emblema di Roto, quando poi ti roti. Andiamo avanti, stavo guardando cosa toccava adesso e tocca. Anzi, prima di tutto, intanto le robe un po' più piccanti le lasciamo alla fine, lo sapete, perché quando i bambini vanno a letto, li lasciamo proprio alla fine. Noi siamo lì, pronti, non vi preoccupate, ci sono delle chicche. Viva le chicche! Raga, adesso vi voglio parlare di un manga che, se conoscete i miei video, sapete che è uno dei miei preferiti. Non è One Piece, comunque è bello anche One Piece, ma ne esce uno ogni 3 mesi, quindi non è quello assolutamente. Ma è un manga che, vi dico la verità, se lo leggete di seguito lo amate. Cioè, anche i volumi unici, però se lo leggete di seguito è il best di tutti, almeno per me, ovvero il numero, vabbè che lo leggo, 23 di Kenichi. Il 23 di Kenichi, ragazzi, 23, 23, cioè ne ha fatti più di 60, devo prendere tu, 23, e chiaramente anche il 24, che cazzi domande, anche il 24, scusa, che cazzo sono questi qua dietro? Ragazzi, vi dico subito che è una vita che non leggo Kenichi. Cioè, adesso vi sto dicendo sì, è bellissimo, può anche essere diventata una merda. È una vita, io non lo leggo dal volume 13, ne siamo già al 24, quindi. Ecco, dico di Kenichi qui sotto, magari ditemi se è ancora bello come l'inizio o no. Però non ditemi che succede, vi prego, non ditemi che succede, me lo voglio leggere io. Appena ho tempo mi faccio una tirata di Kenichi. Mi tiro Kenichi, lo metto lì e me lo tiro su. Vabbè, andiamo avanti. Raga, che cosa ve lo dico a fare? Cioè, che cosa ve lo dico a fare? Dopo che è uscito il 27 e adesso che è uscito il 28 di Toriko, che cavolo ve lo dico a fare? Spiegatemelo. Toriko, numero 28, cioè, questi personaggi dovete conoscerli tutti. Cazzo, dovete conoscerli tutti. Cioè, To, il vecchio con i baffi. Ancora il vecchio con i baffi. C'è sempre il vecchio mi batti. Oddio mio! Ragazzi, non l'ho letto, ve lo giuro. Oh cazzo. Ah, è chi è Torin? Che cazzo? Vabbè, non lo so, non l'ho ancora letto, ma ho visto tipo un animale che veniva allattato. Cioè, un animale che allattava lui. Vi sto spoilerando, ma l'ho visto in una foto, quindi non so altro. Vabbè. Next, ragazzi, beh. Beh. Ditemi un manga famoso che è finito non da molto tempo. Ditemi. Famoso. Naruto. Bravo. Naruto. Come sapete, Naruto ne sono usciti tantissimi spin-off. Ne è uscito la cosa di Rock Lee, Protezione di Giovani Ninja. Vi ho già fatto vedere qual era. Vabbè. Come vi dicevo, è uscito il numero
il primo numero, la prima parte tempo fa, e adesso è uscita la seconda già da un po', solo che io, come sapete, non ho molto tempo, quindi non potevo prenderlo, ovvero Naruto Kizuna, il libro della terra, che qui vi fanno vedere delle cose speciali, credo. Come sapete, di questo non l'ho ancora letto, so che troverai la risposta, perché credo in te, e io credo in te, e nel cuore mio, quindi credo in te, ma il cuore mio, ti è, cioè, so che troverai la risposta, perché credo in te, è scritto anche a colori, rendiamoci conto, perché sei il mio amico, sono amici, Brook, non mi guardare così, che cazzo ridi, sono amici, vabbè, mi stavo commuovendo. Ok, siamo arrivati a una zona fantastica. Sì, ci sono due chicche, due perle, una ve la faccio vedere adesso e una alla fine. In mezzo ci sono delle cose fantastiche. Allora, chiaramente è uscito il numero 5, il quinto volume di Yuria Type 100, Type 100, fate un po' come volete, Yuria Type 100, non l'ho ancora letto perché non l'ho preso, si limonano duro, vabbè, perché sto guardando adesso? Io ve lo giuro, raga, io ho comprato i manga, li ho messi lì e non li ho guardati per niente, quindi quello che sto guardando li sto guardando adesso in diretta con voi, veramente. Vabbè, Yuria Type 5, lei è un robot, per chi non lo sa, è un robot del sesso, una bambola gonfiabile umana, cioè umana robotizzata, ecco, in poche parole è questa la storia, gira su lei e un ragazzo che lei vive con questo ragazzo, poi escono altre bambole, vabbè, io lo dai 100, speriamo sia bello come gli altri, 6,90 euro, mortacci nostri. Ragazzi, voglio parlare di una persona, ovvero Toru Fujisawa, forse lo conoscerete per dei film tipo Io conosco tutto di GTO, vabbè, delle cazzate. Sapete che sono usciti altri spin-off di GTO, altri manga comunque che secondo me sono molto molto belli, è uscito questo manga che io vi dico la verità non l'ho ancora letto, però aspetto di averne almeno 5 o 6, poi me le leggerò. Questo è il terzo volume, GTO Paradise Lost, il paradiso perduto. Chiaramente sì, Toru Fujisawa, Great Teacher Onizuka, volume 3, e niente. Questo non l'ho letto, raga, quindi lo conoscete più voi che me. Ditemi se è bello o meno, io comunque penso comunque di sì, perché comunque GTO è GTO. Anche se ci sono stati gli spin-off che non erano belli, ripetetemi, non è che è tutto bello quello di Toru Fujisawa. Però spero e credo sia bello. GTO. Raga, siamo arrivati a un altro manga molto diverso da Paradise Lost, ovvero, cioè, Shonen 7, il numero 5. Il numero 5 di Shonen 7, ce l'ho? 4. Sì, il numero, stavo guardando che non me lo ricordavo. Il numero 5 di Shonen 7, che l'autore è completamente diverso. Oh, Toru Fujisawa. Testi di Toru Fujisawa. Disegni di Shusuke Takahashi. E io adoro questa storia, che è veramente molto bella, e non vedo l'ora veramente di leggermelo, non vedo l'ora, però anche qui ne vorrei avere un po' per almeno leggermi un bel pezzo di storia. Bello, 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 dite voi, bello, poi se non vi piace, vabbè sì, che vi devo dire. Ragazzi, siamo arrivati agli ultimi due manga, però questo ha bisogno di una presentazione particolare. L'autore di Naruto, ovvero Masashi Kishimoto qualunque, ha detto che questo manga sarà il successore, e io non lo so, raga, vi dico la verità, Naruto all'inizio era bellissimo, poi ha fatto una cagata pazzesca, però quello è un altro discorso. Questo manga l'ha fatto, ve lo dico da lontano, Koei Koryo, lo sapete che per il giapponese, cazzo, Koei Horikoshi, e c'ha le cosci belle lui. E se vi ho detto già l'autore, probabilmente avete già capito di che manga sto parlando, ovvero My Hero Academia. Praticamente è una scuola
di eroi ed è molto difficile da capire all'inizio, anche perché comunque il titolo non lascia intendere niente. My Hero Academia, un'accademia di eroi, una scuola, sì. E niente, penso comunque che forse è stato un po' esagerato Kishimoto a dire che comunque possa essere un degno sostituto di Naruto. Io spero, però non lo so raga. My Hero Academia è questo. Prezzo 4,30€, l'autore ve l'ho già detto. E niente. Stavo leggendo dietro uno shampoo, così dico, Maxi Lucentezza a destra, volume, Lady Hair, shampoo. Non so perché fanno le pubblicità degli shampoo dietro, non c'è, è una pubblicità dello shampoo del manga, però. Ragazzi, sì, siamo arrivati all'ultimo, ma non per importanza chiaramente. Faccio fatica a prenderlo così perché non vorrei rovinarlo. Con calma. Dico solo che la copertina è bianca e verde. C'è scritto Hakoa, Onna, tu madre, che cazzo è? Sarà la voce. Intanto l'accarezzo. Dio mio, guarda, sto girando la copertina. Non vi conto ancora vedere cos'è. Ma adesso lo scoprirete subito. People 3, ragazzi. People 3. Allora, come vedete, davanti il buco non c'è. Geneming, ragazzi, Geneming non c'è perché lo giriamo. Sta battuta, vi dico subito, l'ho pensata ieri, non volevo dirla, ma poi dopo la dico. Il buco non è più davanti, il buco è dietro. Il buco è dietro, non tutti i buchi possono essere davanti. Vabbè, è bello, raga, bello. Di questo dico subito, sicuramente ci farò una recensione e non so, magari qualcosa di particolare, adesso vedo. Comunque quello sicuro, la recensione già faccio sicura. 6,90€, ma ci sta, per questo ci sta. Sex Romance. Ah, una cosa che comunque ci ho pensato prima mentre cagavo, mentre ero in bagno che mi lavavo i denti. Allora, tante storie sono fatte bene, ma possono rovinarsi con i disegni o con la realizzazione delle tavole. Comunque, sapete, se una storia è fatta bene e chi l'ha fatta, nel senso l'autore, non il disegnatore, quindi lo scrittore, lui l'ha messa giù in un certo modo, ma il disegnatore la fa schifo, quello comunque è un problema, perché comunque è il disegnatore che non sa fare. In questo caso, comunque l'autore è anche il disegnatore, penso, la storia bella, regge, e mi piacciono anche i disegni. Sono fatti bene, io non lo chiamerei manga hentai perché non lo è. È un ecchi molto spinto, quello sì. Dietro intanto adesso li leggo qua, ma comunque penso che sia scritto così anche in tutti gli altri volumi. Cos'è un po' lungo qui nel muro dove spiare? Spiare chi? Chi viene alla stanza accanto? E se nella stanza accanto ci fosse proprio una bella ragazza, sì, penso che sia scritto come negli altri. È una storia d'amore proibita e piccante, ricca di situazioni estreme. Vuoi spiare anche tu? C'è il buco, piano. C'è il buco. Ah, non vi ho fatto vedere la copertina che vi ho fatto vedere in tutti gli altri People. Fammela vedere. Va a cagare, mi sa che immagina una zina. Ma dai, si può. Questo davanti, l'altra zina. Chiaramente, una zina dietro, una zina davanti. Le zine sono due. Se erano tre le zine, dove la mettevi la terza? Ragazzi, vi finisce qui, se vi è piaciuto come sapete lasciate un bel pollice in su, commentate qui sotto, tanto il posto c'è, e bello ragazzi, una cosa, leggete People adesso, andatelo a prendere, subito, ecco, e chi ce l'ha già, ce lo rilegga.